Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica mensile degli sconti, le novità presenti in libreria in questo mese, ovvero febbraio 2014, e mi aiuto con insieme alla rivista Mondadori, eccola qui, una rivista gratuita, questo è il numero 148 di febbraio 2014. Allora, ci sono molti sconti in questo mese, interessantissimi. Intanto ve li accenno, 25% sulla grande narrativa in Audi tascabili fino al 23 febbraio e sconto del 30 e del 50% su tutte le agende e i calendari 2014 fino al 28 febbraio. Ma non sono solo questi ovviamente. Allora, iniziamo subito sfogliando. Ok, questo era il primo sconto che vi dicevo, la locandina è questa qui, spero si veda bene. Ok. Poi iniziamo con i romanzi usciti da poco, L'Atelier dei Miracoli, Salani 12,90. Ilmiz, Susanna Tamaro, nuovo libro Bompiani, 15 euro. Il resoconto del viaggio da Trieste a Ilmiz compiuto da un giovane di 25 anni per scoprire le proprie radici, per trovare la propria identità. Poi Doctor Sleep, l'attesissimo seguito di Shining, eccolo qui, uscito da poco, sembra 19,90 che costi. Ok, altre novità, Il sorriso di Don Giovanni di Ermanno Rea. Questi tutto genere di romanzi. Lo stesso a seguire, 12 anni schiavo, Newton Compton 9,90 euro, la straordinaria storia vera di Solomon Northup. Poi abbiamo Prendila così il saggiatore, Joan Didion. Ti aspettavo di Jaylin, ovvero pseudonimo di Jennifer Armentrout, scrittrice della saga Lux. Poi Il bambino che inventò le stelle, 14,50 pm, mi si è fermato il cuore. Shamed, ok, autobiografia 9,90, Il battesimo del fuoco di Andrei Sapkowski, vediamo, Il faraone Newton Compton, Torna a casa Lisa Scottoline, Scottoline, vabbè, non lo so come si pronuncia, ok, poi abbiamo The Theory di Marco Mazzoli, Fantascienza, Mondadori 16,50, ecco. Questi sono alcuni romanzi che stanno uscendo in questi giorni, quindi sempre per quanto riguarda il mese di febbraio. Poi andiamo avanti, ecco, Doctor Sleep 19,90, ho detto bene. Oh, poi Polvere, ci tenevo a segnalarvelo, Patricia Cornwell, Ritorno a Kay Scarpetta, 20 euro, Mondadori Thriller. Kay Scarpetta riceve una telefonata inquietante, il corpo di una giovane donna è stato ritrovato nel campo di rugby del Massachusetts Institute of Technology. Molto interessante perché mi sono rimasti due libri da leggere, Nebbia Rossa e Letto d'Ossa. Letto d'Ossa però lo devo comprare, sta inizio nei numeri primi, però prima ecco voglio leggere questi due prima di intraprendere l'altra lettura del nuovo libro, anche perché 20 euro è troppo, quindi io sicuramente aspetterò l'edizione economica come al solito per quanto riguarda i libri di Patricia Cornwell. Poi abbiamo ecco, un thriller interessante della no Newton, Reviver di Seth Patrick. Jonah Miller, un reviver, risveglia le vittime di omicidi e morti violente per pochi istanti per scoprirne l'assassino. Ma ora deve fare i conti con il lato oscuro del suo dono. Non è male come trama. Poi, tre fantasy, ve li affilo tutti insieme, interessantissimi. Crisalisi di Jodie Meadows, 17 euro, Young Adult Mondadori. Erin è l'unica persona al mondo a non avere alle spalle decine di esigenze. Tutti gli altri abitanti di Range vivono da almeno 5.000 anni in un sistema infinito di reincarnazioni. Poi Silver, Casting Year, Corbaccio, 16,60 Young Adult. I sogni di Liv, 15 anni, sono agitati. Vi compaiono dei ragazzi che nella realtà frequentano la sua stessa scuola e sanno delle cose che lei non ha mai rivelato, cose che accadono nei suoi sogni. Molto interessante. Poi Elizabeth May, la cacciatrice di fate, Sperling e Kupfer, 16,90 euro, un altro Young Adult. Edimburgo 1844, la giovane Lady Ailena, figlia del marchese Aileana, scusate, figlia del marchese di Douglas, di giorno è una perfetta gentildonna, di notte è una spietata cacciatrice di fate. Molto molto interessante. Poi ci tengo a segnalare davvero tanto, oltre a questi tre fantasy, un altro distopico, scusate, un altro Young Adult, perdonatemi, ma ecco, stavo pure scritto piccolo, perdono. Leonardo Patrignani Utopia, il terzo volume che va a concludere la trilogia di Multiversum. Quella in cui Alex, Gianni e Marco vivono da 18 anni è una delle molteplici realtà del multiverso. Ma il mondo sta cadendo a pezzi sotto la guida di qualcuno che ha le loro stesse facoltà. Allora, vedete le mie spalle? Ho Multiversum e Memoria in attesa di essere letti. E appena finisco Onyx, perché mi è rimasto poco, inizio ovviamente subito Multiversum. E ovviamente quando uscirà il 25 febbraio, che la data la so benissimo, lo prenderò. 17 euro Mondadori, volume terzo. Ok, poi
sconti della Pickwick, quindi la casa editrice edizioni economiche, no? Edizione brossura. Allora, dal 14 febbraio al 16 marzo, nei negozi che aderiscono all'iniziativa. Eccola qui la locandina, io spero si veda bene integralmente. Ok, poi intervista all'autore Marco Maggini, autore di Come fossi solo, giunti 14 euro. Una breve intervista. Poi passiamo per San Valentino. Qui la rivista Mondadori dà diversi consigli tra libri e DVD. Allora, Guillaume Musso. Vabbè. Aspettando domani, Spelling e Kuffer 18,90 euro. Poi nuovo libro di Federico Moccia, Sei tu, 17 euro. Poi, Innamorarsi di una stella, Erika Favaro, Se poi mi innamoro, pazienza. Una ragione per amare, Newton Compton 9,90, Rebecca Donovan. Questo è molto interessante perché fa parte di una trilogia. Questo è il primo e esce domani, giovedì 6 febbraio, e ho intenzione di prenderlo. Poi, Mi arrivi come da un sogno, Diego Galdino, Quello che voglio da te, Carrie Bette, Il piacere proibito, Evie Hunter. Poi, Per un giorno d'amore, per un anno d'amore, io l'ho preso perché mi piace, cioè la trama mi ha attirato subito, ve lo consiglio. Onyx, Young Adult. Poi, La ragazza dietro la maschera, Stella Knightley, Newton Compton 9,90. Ok, poi, ecco, libri e DVD, vedi, consigliano anche dei DVD, Noi siamo infinito, Jane Eyre, Sabrina con Audrey Hepburn, Le pagine della nostra vita, quindi si diverte la rivista a dare consigli per quanto riguarda San Valentino. Poi, dal libro al film, Braccialetti Rossi di Albert Espinosa, la serie televisiva su Rai 1 ogni domenica. Poi, Tutto su mia madre, film omonimo. Agosto, Foto di famiglia, il libro, il film I segreti di Osage County. Poi, dal libro Monuments Men al film omonimo, Manhattan Folk Story al film A proposito di Davis, Storia d'inverno, film omonimo dal libro di Mark Halperin, Neri Pozza è la casa editrice. Mi interessa molto. Che è un trama interessante, adesso ve la leggo. 1916 Manhattan. Una notte d'inverno, Peter Lake, orfano di esperto meccanico, tenta di svaligiare un palazzo dell'Upper West Side credendolo vuoto. Ma la figlia dei proprietari a casa. Inizia così l'amore tra Peter e Beverly, che però sta morendo. Ecco. 12 anni schiavo e La Bella e la Bestia. Un adattamento francese e in uscita il 27 febbraio. Storia d'inverno esce il 13 febbraio. E ecco, qui sono alcuni consigli che vanno, alcune trasposizioni cinematografiche dal libro direttamente al film. Poi i consigli del libraio. Allora, ci sono 2, 4, 6, 8 libri consigliati dalla rivista Il Libraio, una rivista che non esce mensilmente ma va a blocchi di mesi e si può prendere in libreria quando la distribuiscono oppure potete fare l'abbonamento a casa gratuitamente, ma io non lo faccio. Perché sinceramente se lo trovo in libreria lo prendo, altrimenti niente. Si può anche consultare online sul sito, ovviamente mesi dopo che è uscita quella edizione la potete trovare anche online, penso si possa anche sfogliare in formato PDF. Allora abbiamo Antonio Moresco, Fiaba d'amore, Ragazze Mancine, Stefania Bertola, poi Il bacio del pane, Carmine Abate, 100 giorni di felicità, Fausto Brizzi, Per 10 minuti, Chiara Gamberale, La festa dell'insignificanza, Milan Kundera, Kate Morton, L'ombra del silenzio e David Forrest Wallace di carne, Wallace, di carne e di nulla. Questi sono i consigli. Eccoli qui. Queste sono due pagine di consigli. Poi abbiamo anche le gift card della Mondadori. Non so se voi le avete mai viste, però ci sono in vari tagli: 15, 25, 50 e 100 euro. Magari ricevere una bella gift card da 100 euro. Poi i vari saggi, ve ne leggo qualcuno. Allora. Abbiamo Ammazziamo il Gattopardo di Alan Friedman, Dalai Lama la via della liberazione, Silenzio di Mario Brunello, L'eliminazione di Riti Pan. Vabbè, io ve ne leggo qualcuno a random. Eccolo, questa è la pagina dei saggi. Poi, ecco, per chi ha la Mondadori Card, il 28 febbraio 2014 scadono i punti e dopo questa data i punti maturati non hanno alcuna validità. Quindi ti affretta di utilizzare i punti premio. Eccolo qui. Bene, io ho già 5 euro di sconto a utilizzare, però vorrei cercare di arrivare a prenderne 20 euro con 2500 punti. Sto sulla buona strada perché sto quasi a 2000, quindi poi ho intenzione di comprare diversi libri questo mese perché gli sconti ci sono. Ah, ecco, aspetta, dopo vi dico uno sconto a cui tengo particolarmente. Abbiamo il 25% dal 15 gennaio al 14 febbraio sulla Universale Economica Feltrinelli. E poi abbiamo diversi fumetti d'autore, Sin City, Rourke, scusate, l'integrale, Tormenta Nera, Robocop, ecco, esce anche il film al cinema, mi sembra, non so se è domani, e sono molto curiosa di andarlo a guardare. Ecco, qui gli sconti e sopra i fumetti.
Allora, lo sconto che vi dicevo io, e l'avevo visto qui, eccolo, 25% di sconto su tutte le grandi saghe della Mondadori e su tutti gli Oscar Mondadori bestseller. Quindi questa, eccolo, la fascetta dello sconto, 25% su le grandi saghe si intende, Narnia, le saghe di Licia Troisi, Percy Jackson, che ho intenzione di prendere i primi tre volumi insieme, penso molto probabilmente entro questo... Scusate, entro la fine del mese vale dal 4 febbraio, da ieri, fino al 5 marzo. Quindi segnandolo perché gli Oscar bestseller della Mondadori ce ne sono tanti bellissimi a mio parere. Ecco, quindi io già ho adocchiato e messo da parte i libri, ho un bel po' di libri da prendere con lo sconto. Ma sono in sconto anche Hunger Games, Shadowhunters, tutta la saga in edizione bestseller. E ovviamente io l'ho vista anche online su Amazon, ci sono questi sconti, quindi o in libreria, cioè per esempio sulla mia Mondadori, ovviamente questi sconti ci sono. Non so se è allora nei punti vendita che aderiscono all'iniziativa, quindi dovete vedere se nelle vostre librerie ci sono questi, se vengono applicati questi sconti oppure su Amazon. Ho visto ieri sera tranquillamente potete comprare libri col 25% lì. Ok. La penultima pagina è dedicata a un libro di Katie McGarry, vabbè, Oltre i limiti, solo l'amore può salvarli. Questa è la copertina e mi ha messo molta curiosità questo libro, sinceramente. Non so se è uno young adult, penso di sì oppure no, vabbè, ok. Comunque è molto interessante la trama, spero di poterlo leggere più presto. L'ultima pagina si conclude con la copertina del nuovo libro di Clara Sanchez, Le cose che sai di me, dall'autrice del Profumo delle foglie di limone. Eccolo qui. Questa è la copertina. Ok, la rivista l'ho sfogliata tutta insieme a voi. Questo è un appuntamento che ci sarà ogni mese. Io vi ringrazio di cuore perché siete in tantissimi a iscrivervi sia sul mio canale che sulla mia pagina Facebook. Abbiamo superato i 2300 fan. Ho intenzione di riprendere dirette radio web, quindi vi consiglio di mettere mi piace alla mia pagina se volete sapere quando le farò molto presto, quindi sicuramente i sabati sera. Mezz'ora di diretta radio web per parlare insieme, commentare gli sconti, le novità, tutte in libreria, quello che ci sono, soprattutto i libri più interessanti che avete visto, che avete comprato, perché fa piacere, perché è un altro modo per stare in compagnia, anche se è per mezz'ora, voi potete ascoltare in diretta la mia voce e commentare con me sotto una foto e così io leggo quello che scrivete proprio in diretta. Quindi le riprenderò perché è passato un bel po' di tempo da quando ho fatto l'ultima diretta e ci tenevo a ricominciare. Poi, ogni tanto farò delle doppie video recensioni per quanto riguarda saghe o trilogie, ovviamente, non di libri diversi. Quelle no, ogni libro diverso a sé, tipo due libri che non fanno parte di una stessa saga avranno due video recensioni diverse. Però ho intenzione, per esempio, adesso che ho letto Shadows e sto leggendo Onyx, ho quasi finito, ho intenzione di fare due video recensioni insieme. Tanto Shadows è un prequel. Ok. Quindi niente spoiler, parlo tranquillamente della trama e delle emozioni che ha suscitato. Purtroppo era molto breve come libro, però ok. Sto leggendo Onyx, che è il seguito di Obsidian. Ci saranno spoiler, ovviamente, però io ve li anticipo, ve li dico. Guarda, ragazzi, adesso parlerò di spoiler. Quindi, per chi non ha letto Obsidian, non consiglio di vederlo perché altrimenti ci sono veramente troppe grandi rivelazioni da fare e che potete ascoltare. Quindi. Ho deciso di fare così perché almeno lo stesso, anche per Implosion di MJ Aaron, ho comprato Insidia a gennaio, appena lo leggerò voglio fare il confronto, diciamo questa doppia video recensione dove il primo non contiene spoiler, ma il secondo Insidia ovviamente sì. Ho deciso di fare così per non fare tantissimi video, ma cercare di raggrupparli per quanto riguarda sia una trilogia oppure una saga come ne so, Shadowhunters, questi qui. Invece per libri a sé, autoconclusivi oppure il primo di una saga, possono tranquillamente fare le video recensioni normali. Va bene, io vi ringrazio di cuore perché veramente siete tantissimi e mi mostrate tanto ma tanto affetto e a me spinge ancora di più a continuare questa mia immensa passione che ho e cercare di trasmettervela sempre. Quindi io ci sarò sempre, se Dio vuole, a fare i video recensioni, rubriche, video acquisti, eccetera. Quindi grazie di cuore, vi auguro buone letture, approfittate degli sconti ovviamente e poi a fine mese, a febbraio, saprete quello che ho acquistato io approfittando di questi meravigliosi sconti che siano sempre benedetti. Va bene, buone letture, ciao a tutti!